Eh, ancora due minuti che lasciamo il tempo agli ultimi ritardatari di sistemarsi e poi partiamo. <ride> allora, io comincerei, se cortesemente fate un pochino di silenzio, non tanto per me, ma allora, come credo abbiate compreso dal tenore della locandina che vi è stata trasmessa dal Consiglio via mail, la eh, mia presenza oggi a questo tavolo è eh, puramente superflua, nel senso che sono qui ovviamente per ringraziare voi eh, del tempo che dedicate alla formazione in questa specifica materia e, soprattutto, a nome del Consiglio dell'Ordine, del quale mi onoro di essere componente, e della Fondazione che ha segnatamente organizzato questa iniziativa, desidero ringraziare gli illustri relatori. Credo di non dover spendere tempo a spiegare, eh, chi sono il professor Tommaso e il professor Sesta, di essere qua. Tuttavia da avvocato, donna, con un microfono davanti, non riesco a sottrarmi alla tentazione di spiegare un attimo il perché di questa iniziativa, o più che il perché, perché è chiaro che insomma, la locandina dà chiaramente idea della, di quanto andremo a affrontare oggi, del dove si innesta questa eh, iniziativa. Questa iniziativa parte eh, da una diciamo, sensazione che il Consiglio unitamente alla Fondazione Forense eh, ha ricavato man mano col tempo, da dicembre dello scorso anno in avanti, eh, e cioè la necessità di cominciare a lavorare sulla 219. Non solo perché chiaramente è una fonte nuova e quindi ai nostri iscritti occorre dare gli strumenti per conoscere e poi applicare una fonte nuova. Ma soprattutto perché, eh, come dire, parlando tra di noi o parlando nei corridoi, si è avuto un po' la sensazione che, vuoi perché un po' di norme erano immediatamente cogenti, altre erano demandate alla legislazione delegata, vuoi perché c'era un titolo un pochino contraddittorio e forse non completamente esplicitante il contenuto di questa eh, legge, vuoi perché, qua aggiungo io. Forse la cosa che tutti abbiamo accolto con maggiore entusiasmo era, perdonatemi il termine, che ci fossimo cavati di dosso il Tribunale dei Minori su alcune questioni. Eh, diciamo che la sensazione che si è ricavata è di avere preso un pochino eh, troppo sotto gamba questo disposto, nuovo disposto legislativo e che forse non se ne fosse compreso o segnalato o attenzionato il senso e portata. Perché dico questo? Perché la legge 219 non è capitata per caso. È frutto di lavori parlamentari certamente che risalgono al 2007, di commissioni eh, importanti prima, dopo e durante l'emanazione di questa legge, di legislazioni eh, come dire, succedutesi nel tempo, nazionali, internazionali, arresti importantissimi della Corte Costituzionale così come della Corte di Cassazione. Ma comunque questa legge, ed è questa l'importanza, segna, come riconosciuto ormai unanimemente in, in dottrina, una svolta epocale nel sistema del diritto di famiglia e in particolare nel diritto dell'affiliazione. Eh, perché questa in buona sostanza è una legge che ha riscritto la disciplina dell'affiliazione, alcuni aspetti li vedremo oggi, riscritto anche sotto il profilo successorio. È eh, una legge che ha rimodellato la potestà, questo con buona pace di... Chi già ancora, più che già ancora faticava di staccarsi dal concetto della patria potestà come ancora si legge in taluni atti, passando a un concetto più moderno e più attuale della responsabilità dei genitori e che ha eh, diciamo anche ridefinito la nozione di abbandono morale e materiale dei minori legandolo a una situazione di provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali. Questo, tutto questo alla luce di un principio, cioè che è quello della unicità di status del figlio. Quindi la tutela della condizione giuridica del figlio come valore autonomo, indipendentemente dalle relazioni che, lo legano, ai, che, che legano i genitori che si erano coniugati o non coniugati. E questo, a principare in una società del 2013 dove la comunicazione è molto importante, dalle parole per chiamare i figli e quindi l'incipit della legge 219. Questa sensazione di non completa comprensione della 219 che ci ha fatto riflettere è poi associata anche... Come dire, alla pratica dei corridoi del tribunale. È noto che a Modena la 219 ha portato come effetto il raddoppio del contenzioso della nostra sezione famiglia, per lo più eh, di contenzioso da decidersi collegialmente. Eh, tutto questo ha comportato dall'entusiasmo iniziale, credo, la considerazione di tutti che i tempi si sono dilatati. Dai due o tre mesi dalla fissazione di un'udienza siamo arrivati a non meno di 5 o 6 mesi. Di provvedimenti anticipatori o di provvedimenti interinali o di urgenza, manco a parlarne, le decisioni vengono comunicate o depositate eh, non meno di un paio di mesi dall'udienza di discussione. E tutto questo sarà molto banale, ricorrendo agli stereotipi, i figli crescono, i papà non vedono i figli, le mamme non prendono i soldi o viceversa. Okay? Quindi a questo eh, eh, iniziale entusiasmo, effimero evidentemente, e poi si è poi riscontrato come dire, una serie di tentativi da parte della nostra sezione famiglia di tamponare in via empirica questa situazione di novellazione, ma di grande eh, come dire, problematicità applicativa. E si è tentato di farlo empiricamente, come dire, con su sei magistrati che generalmente si interessano dalle questioni famiglie, due sono andati via. E quindi abbiamo visto per delle questioni anche rilevanti, tipo l'ascolto del minore, cominciato a vedere delle cose un po' particolari. Credo a tutti noto, per esempio, il fatto che nei procedimenti modificativi, oppure nei procedimenti modificativi o comunque congiunti di figli... Eh, di genitori coniugati e non, eh, l'audizione del minore è completamente bypassata. Peggio, esiste un timbrone laddove viene fissata l'udienza, dove si scaravolta di fatto sui genitori la responsabilità della mancata audizione. Eh, credo che abbiate visto tutti il timbrone dove si dice, si fa avviso ai genitori che è diritto di informare il minore che è suo diritto di intervenire ed essere audito e se vogliono ottenere questo effetto, però l'udienza seguirà i tempi, eh, come dire, a babbo morto, uso questa espressione, quindi è un adempimento di fatto in buona sostanza pretermesso. Realizzato per converso, per delega per mezzo dei servizi sociali, se non peggio, da quella via che si anda ai servizi sociali, demandando anche alla regolamentazione ai servizi, delle modalità di visita e quant'altro eh, compete all'esercizio della genitorialità. Da che mi viene da dire, è una valutazione chiaramente personale, che eh, anziché esserci cavati da dosso il Tribunale dei Minori, forse il procedimento camerale davanti al Tribunale ordinario si sta tribunalizzando adesso fuori da questa parolaccia che non esiste, pur consapevole. Che i procedimenti camerali, come dire nei procedimenti camerali il principio della domanda e di disponibilità sono, come dire, un attimino affievoliti, la sensazione che però altrettanto si ricava è quella di un processo dove il rito sarà probabilmente quell'inquisitorio, che è tutto quello che noi credo non avremmo voluto. Quindi il risultato che stiamo sperimentando è che forse risparmiamo il biglietto del treno per andare a Bologna. Eh, cosa abbiamo tentato di fare come Consiglio dell'Ordine? Ovviamente abbiamo tentato di, di collaborare con la magistratura per cercare anche noi eh, delle soluzioni eh, come si poteva, ovviamente eh, utilizzando mh, strumenti i, come dire, i più disparati. Abbiamo capito che forse in questo momento non è il momento per riuscire a lavorare di concerto con la magistratura perché hanno dei problemi diversi. Ecco. Allora siamo andati dall'altra parte, sono ancora un po' turbata nel dirlo, ma siamo andati a contattare, non dico l'altra parte processuale, ma dico un altro attore del processo, eh, che sono i servizi sociali. Eh, contrariamente alle aspettative abbiamo trovato terreno fertile anzi anche loro hanno chiesto a noi avvocati di collaborare lavorando su prassi uniformi cercando di capire esattamente quale può essere la modalità di relazione tra di noi e tutto questo eh, porterà adesso faccio un po' di pubblicità ad un incontro formativo che faremo il 3 di dicembre insieme ai servizi Ordine Avvocati, Magistratura Ordinaria, se viene, Magistratura minorile e il dottor Fadiga, che è il garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia-Romagna. Occasione utile di confronto, ragionando in termini di processo che verrà. Eh, pensiamo soprattutto anche alle tematiche dell'ascolto del minore no? e a tutte quelle. Magari quisquiglie che forse ci possono interessare, dalla verbalizzazione delle dichiarazioni del minore, da chi, da, dalla presenza delle parti o dei genitori o dei loro avvocati all'audizione del minore, la nomina dell'avvocato del minore e quant'altro, eh, in un processo eh, dove eh, come dire, la constatazione eh, parte da un processo sempre più allargato, cioè da un processo tra genitori, figli e anche nonni, in base al disposto della 219 e dai decreti eh, che dovrebbero essere conseguenza della 219. Perché in tutto questo si inserisce anche, nel luglio appena trascorso, con enorme comunicazione mediatica, la eh, eh, notizia dell'approvazione da parte eh, del Consiglio dei Ministri del decreto attuativo, uno dei decreti attuativi della legge 219. In tutto questo siamo andati oltre come ordine e quindi immaginando un processo che si rimodella, eh, si rimodella anche, crediamo noi, la figura dell'avvocato, quindi della relazione tra l'avvocato, il cliente, sia il suo genitore, nonno, eh, oppure chissà forse avvocato del minore, quindi con l'anno 21 cercheremo di lavorare sulla deontologia dell'avvocato di famiglia perché crediamo importante, anzi importantissimo il ruolo dell'avvocato all'interno di queste dinamiche e soprattutto in un momento storico di crisi dove in franchezza la materia della famiglia è, è come dire, approcciata quasi come fosse un decreto ingiuntivo, con ciò intendo dire che è materia fattibile da, da ognuno che abbia il titolo di avvocato. In tutto questo contesto, e poi quindi mi taccio, smetto di fare il consigliere propagandista, c'è l'iniziativa di oggi, un'iniziativa scientifica, e quindi io lascio volentieri la parola ai miei eh, ospiti e in primis al professor Sesta. Grazie. Buonasera, grazie, grazie dell'invito. Partirei da una precisazione scontata ma forse utile. Il titolo che mi sono, mi pare, quasi autodisegnato è La responsabilità genitoriale e la disciplina delle azioni di Stato nel decreto legislativo attuativo della legge 219-12. Come tutti sappiamo il decreto legislativo al momento è in itinere, nel senso che il governo lo ha adottato eh, dopo che la cosiddetta commissione bianca lo aveva elaborato. Attualmente si trova eh, presso la Commissione Giustizia del Senato o della Camera, non so esattamente, che deve esprimere un parere. Sembra che a brevissimo questa iter si perfezioni, cosicché dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale verso la prima decade di dicembre, dopodiché, mi pare, ci sia una vacatio legis forse di 60 giorni, non ricordo, finalmente entrerà in vigore. Però, sapendo che, tra l'altro, a Modena, qualche mese fa, avete già fatto una prima, diciamo, disamina della legge col professor Patti e altri colleghi, ho pensato che oggi, proprio nell'imminenza quasi dell'entrata in vigore del complesso della Riforma, valesse la pena affrontare questi temi specifici come se, ma c'è un po' di finzione di arbitrarietà, come se la normativa fosse già integralmente in vigore. Quindi le cose che dirò dovranno essere, come dire, valutate in, sulla base di questa premessa. D'altra parte. La prossima settimana, esattamente fra sette giorni, presso la Corte di Cassazione ci sarà un seminario, La filiazione dopo la riforma. Nella quale il professor Tommaseo e chi vi parla eh, pure interverranno. Anche, in questa, anche la Corte di Cassazione che ha organizzato questo seminario diciamo, lo ha organizzato sul presupposto che il pacchetto riforma sia completamente diciamo, perfezionato. Fatta questa premessa ricordo a tutti che la legge 10 dicembre 2012 numero 219, che entrò in vigore il 1 gennaio 2013, era strutturata in due parti. Una prima parte destinata ad entrare subito in vigore ed è la parte che io darei quasi per conosciuta magari mi limito a qualche piccolo accenno, e una parte contrassegnata da una delega al governo, l'articolo 2, delega al governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. In forza di questa delega la Commissione Bianca ha elaborato poi un testo che io do per scontato, con quella premessa che ho fatto sopra, essere poi il testo di legge, eh, testo che immagino sia noto, io ho ritenuto opportuno, e spero di non annoiarvi, di eh, proiettare qualche slide anche, anzi no, anche esclusivamente di questi testi che ho in qualche modo confezionato per le esigenze della mia eh, relazione, proprio perché sono testi che in parte sono nella legge ma poi in realtà sono nel codice civile perché è la legge che ha fatto operazioni di taglia e incolla nel codice civile in parte con lo stesso criterio sono ancora nel decreto ecco fatte tutte queste premesse direi che valga la pena ricordare che appunto la nostra legge come ha ricordato anche già bene eh, l'avvocato panini la nostra legge Muove diciamo, da un punto cardine, quello enunciato all'articolo 315, il quale dice che con la rubrica Stato giuridico della filiazione tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Disposizione già entrata in vigore che poi si collega. All'articolo 74, anch'esso entrato in vigore, il nuovo articolo 74 del codice civile, in cui si dice che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età. Quindi stesso stato di filiazione, vincolo di parentela che si instaura indipendentemente dal fatto che il figlio sia figlio di genitori coniugati o meno. Questa è sicuramente una delle grandi, forse la più rilevante nella sostanza pratica, novità introdotta nel sistema. Completa questa diciamo, prima disamina il richiamo dell'articolo 258 che ora, modificato dalla legge 219, recita il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. Volendo sintetizzare queste tre disposizioni, che rappresentano appunto il, il clou, secondo me, il, della, della, della riforma. Che cosa è cambiato rispetto a prima? E, a mio avviso è veramente cambiato moltissimo, come già ci è stato ricordato, perché fino al 1 gennaio 2013, nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975 avesse per la prima volta nella storia del nostro ordinamento, parificato la posizione dei figli legittimi con quella dei figli naturali, queste due categorie di figli restavano notevolmente diversificate tra loro. E qual era la differenza fondamentale? La differenza fondamentale la cogliamo adesso più facilmente di prima. La differenza fondamentale... Era che il 258 diceva che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore, esclusivamente riguardo al genitore da cui fu fatto, punto. Che cosa voleva dire questa disposizione? E l'articolo 74 non aveva quel richiamo ai figli nati fuori del matrimonio, naturalmente. Che cosa voleva dire? Che la legge disciplinava il rapporto genitore, figlio naturale che naturalmente lo avesse riconosciuto, poi tornerò su questo profilo quando parleremo delle azioni di stato che lo avesse riconosciuto o il cui status fosse stato accertato, disciplinava questo rapporto come un rapporto singolare, un rapporto che si esauriva tra quel genitore e quel figlio. Disse la riforma del 75, quel figlio deve essere trattato come se fosse nato nel matrimonio, quanto a aspettanze, quanto a diritti al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, quanto a diritti successori e così via. Ma restava un rapporto che non era un rapporto familiare, questo è il punto. Cioè, quel figlio non era nella famiglia di qualcuno giuridicamente, aveva un rapporto giuridicamente rilevante con chi lo aveva generato. È vero che c'erano certi passaggi nella riforma, per esempio quello del 317 bis, che aprivano ad una visione diciamo, di collocazione familiare, di rete familiare del figlio naturale. Ricorderete la norma secondo la quale, qualora entrambi i genitori avessero riconosciuto il figlio e convivessero, esercitavano in questo caso congiuntamente la potestà genitoria ma sempre un rapporto microcosmico, genitori che l'avevano riconosciuto entrambi, figlio e lì finiva però la cosa. Oggi invece è accaduto diciamo, un evento dirompente, perché? perché il figlio si trova collocato in base all'articolo 74 nella rete familiare indipendentemente dal fatto che sia stato generato da coniugi o meno, quindi il fatto stesso del riconoscimento, dell'attribuzione di uno status, fa sì che questo figlio abbia il medesimo trattamento giuridico, anzi partecipi dell'unico trattamento giuridico a questo punto dobbiamo dire che la legge riconosce ai figli. Questo vuol dire in ultima analisi stato unico di filiazione e ha delle ricadute naturalmente notevolissime. Per esempio sul piano successorio. Fino a ieri, come sappiamo, il figlio naturale non era chiamato alla successione dei parenti, alla successione legittima dei parenti, era chiamato alla successione dei genitori era chiamato alla successione degli avi, cioè dei nonni, e lì si fermava. Non era chiamato neppure alla successione del fratello, come sappiamo, se non che la Corte Costituzionale nel 2002 creò, con una certa operazione chirurgica, diciamo, una categoria di successibili particolari, prima dello Stato, che erano i cosiddetti fratelli naturali, che naturalmente non erano fratelli per il diritto. Oggi tutto questo è finito. Ed è irrilevante che la filiazione sia fuori o nel matrimonio, e questo ha una ricaduta enorme sulla rilevanza del matrimonio nel sistema. Il matrimonio, che storicamente nasce proprio con lo scopo di segnare i confini tra chi era nella famiglia e chi restava fuori perché il matrimonio serve, è sempre servito storicamente per la determinazione dello stato di filiazione, oggi questa funzione l'ha perduta pressoché completamente, nel senso che il fatto che i genitori siano sposati o meno non ha nessun riflesso sullo stato giuridico dei figli, è, un, è una conseguenza veramente storica questa. L'unica conseguenza che residua, lo vedremo meglio dopo parlando dello stato di filiazione delle azioni di Stato, è che è rimasto nonostante la riforma diversificata l'attribuzione dello stato di filiazione che per il figlio matrimoniale viene acquisito automaticamente ex legge, come sempre stato, mentre per il figlio non matrimoniale viene acquisito, come sempre stato, attraverso un atto di volontà che è il riconoscimento oppure attraverso una pronuncia giudiziale. Questa è l'unica differenza rimasta. Ora, fatta questa premessa, parliamo in modo più um, ravvicinato della responsabilità genitoriale. Abbiamo già sentito nella presentazione che è scomparso il termine potestà dei genitori. E ancor più, anche se i giornalisti non se, ne, non se ne sono ancora accorti, è scomparsa la patria potestà, ma questa resiste, resiste ai secoli. Eh? Non solo i giornalisti. Va bene, allora, ehm, attenzione, la legge, la legge entrata in vigore, cosa dice? Non, non fa sparire la potestà, la, 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 la potestà genitoriale, perché anzi contiene delle disposizioni che ad essa fanno riferimento. Dice soltanto che, anzi, eh, per esempio, per esempio la rubrica del titolo 9 dice la legge in vigore del primo libro è sostituita dalla seguente della potestà dei genitori dei diritti e doveri del figlio quindi più chiaro di così la rubrica del codice che oggi compriamo è strutturata in questo modo però cosa prevede poi nella parte delega prevede all'articolo 2 lettera H che il legislatore delegato Debba procedere all'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale. Locuzione priva di qualunque significato, questa perché una cosa. Cosa voglia dire che la responsabilità genitoriale è un aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale non è facile da capirsi. Quello che è certo che si capisce è che il legislatore del 2012 immagina la coesistenza di entrambe queste locuzioni e sembrerebbe di dire la potestà genitoriale è la locuzione più ampia, diciamo. La responsabilità è un profilo della potestà. Il legislatore invece Bianca, chiamiamolo così dal nome del professor Bianca, ha fatto una cosa diversa. Ha fatto, scusate, ha fatto una cosa diversa perché ha interpretato questa delega, io credo in maniera non arbitraria, nel senso di dire: chiudiamo con la potestà genitoria, non esiste più la potestà genitoria, esiste la responsabilità genitoriale. Attenzione. Naturalmente le parole pesano, eh? soprattutto una parola come potestà pesa moltissimo, sia per la storia plurisecolare che porta con sé, sia sul piano come dire, dogmatico o concettuale, perché sta a indicare una posizione eccezionale nel diritto privato, in base alla quale un soggetto ha un potere su un altro soggetto. Potere che però deve esercitare non per il perseguimento di interessi propri, come sono tutti i poteri del diritto privato, ma come una potestà pubblica, appunto, cioè nell'interesse del soggetto alla potestà. C'era la potestà maritale, sparita nel 1975, c'era la potestà patria sparita con quell'attributo nel 75, ma è diventata poi genitoriale che sparisce oggi. Sparisce oggi perché, torno a dire, il testo bianca non ne fa più riferimento, sostituisce dovunque il termine potestà genitoriale col termine responsabilità genitoriale. Dicevo, è solo una questione di parole, a me non sembra solo una questione di parole, proprio perché potestà vuol dire quella cosa che ho appena richiamato. Mentre e quindi porta sempre con sé la signoria, il potere su una persona. È chiaro che questo potere doveva essere esercitato secondo certe finalità, ma restava pur sempre un rapporto squilibrato, soggetto dotato del potere e colui che a questo potere era invece subordinato, come nel diritto pubblico. E infatti il nostro maestro Antonio Cicu aveva costruito tutta la, la eh, vicinanza del diritto di famiglia al diritto pubblico proprio muovendo dal concetto di potestà. E invece la responsabilità è un'altra cosa, eh, è una cosa diversissima, perché ti grava. Chi ha una responsabilità è gravato da un peso, non ha un potere da imporre ad altri, ma è gravato da un peso. Quindi è proprio una prospettiva che riflette diciamo, la diversa prospettiva, anche pedagogica, se vogliamo, genitori-figli, che è propria del, del nostro secolo, forse sì, secolo inteso in secolo XXI, e, ed è propria un po' di tutte le nazioni europee che eh, da tempo in qualche modo a questa responsabilità avevano fatto riferimento. Con questa premessa l'articolo 315 bis che si intitola diritti e doveri del figlio e che è già in vigore, è interessante. Vedete, il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, il figlio ha diritto di crescere.